Ma io dopo 3 volte penso proprio che sono preso le mira. Ancora un assalto al distributore di via Tarlati. Ad Arezzo ci troviamo a pochi metri di distanza dagli archi vasariani. Si tratta del terzo colpo messo a segno in appena 4 mesi. In questo caso il malvivente è entrato in azione nella notte tra martedì e mercoledì attorno alle 2:40. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti immortalato una sola persona incappucciata ed armata di spranga. Il modo è lo stesso di sempre. Spaccano l'accettatore, va dentro e poi con un meccanismo di pesca, con una bacchetta, non so se hai detto sta bacchetta c'è qualcosa d'adesivo, tirano fuori i soldi. Ecco, stesso modo e stessa maniera di luglio, di dicembre e ora. Infine il ladro si è allontanato con la refurtiva circa 100.000 euro. Il titolare aveva infatti svuotato la cassa. Lavoravo lunedì, quindi la sera poi li ho tolti, capito? Come si fa comunque sempre, anche la domenica. A volte però invece uno non li toglie perché magari ha da andare via o una cosa o un'altra, e allora a che punto si beccano quella giornata lì. Nella stessa notte probabilmente lo stesso ladro ha svuotato anche la cassa self-service di un altro distributore a pochi metri di distanza. Questa magari hanno individuato la zona che è un pochino più buia, quindi me e il collega di là sono più facili da, diciamo, sono meno... possono essere meno visti. Ecco. I carabinieri di Arezzo stanno portando avanti le indagini, hanno già effettuato alcuni sopralluoghi ed hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.